per noi che siamo chiamati a servire il Signore, è necessario che comprendiamo che per servire il Signore dobbiamo essere consapevoli che saremo attaccati, saremo perseguitati, saremo estromessi. La parola di Dio ci chiama ad essere vigilanti, ad essere integri, ad essere fermi, perché nella nostra fermezza e anche nella nostra sofferenza tutti gli altri riceveranno una grande testimonianza. Ma arriveranno le persecuzioni, arriveranno i combattimenti, come arrivarono a Paolo, come arrivarono a tutti gli uomini che addirittura furono anche uccisi, Stefano, Giacomo e quanti altri hanno sofferto. Ma il loro premio non gli sarà tolto, anzi, il loro premio è grande nei cieli, dice la parola di Dio. Sopportiamo la sofferenza, ma rimaniamo fermi nella parola di Dio. La parola di Dio ci chiama ad essere vigilanti, facciamo attenzione alle nostre relazioni. E ricordiamoci del consiglio che l'Apostolo Paolo darà a Timoteo: ma tu sii vigilante in ogni cosa, vigilante in ogni cosa. Sopporta la sofferenza, sopporta le sofferenze. Ed è quello che gli viene chiesto anche a Micaia, ed è quello che viene chiesto a ciascuno di noi.